pensare, di pensare di questo nostro grande progetto, il progetto Rio Blu. Per chi non lo sapesse, è un progetto che ha come principale obiettivo quello di vacanze di risanamento per bambini bielorussi, bambini che ancora ricevono gli effetti del disastro di Chernobyl. Dice, sono passati tanti anni e ancora oggi appunto ci sono questi gravosi e disastrosi effetti nei bambini. Io non voglio parlare tanto perché la scena è tutta della compagnia teatrale La Saletta, che presenterà questa splendida commedia in vernacolo, quindi come se fossimo a casa, invece di stare appunto a casa magari nel salotto, nel divano, stiamo qui con noi, ci divertiamo, scherziamo una serata fra amici, come se fossimo fra amici. Quindi io non vi rubo altro tempo, mi raccomando, appunto io vi accompagnerò mano per mano in questo cammino, di questa serata. Avremo modo quindi di ridere, di scherzare, ma poi di spiegare nella realtà le nostre solide basi di questo grande progetto. Quindi io vi auguro buona visione, io, cioè, chi è che parla? Sono Fabrizio Colucci e cercheremo appunto insieme di affrontare questo splendido percorso. Vi auguro una buona visione, il testamento delle zie De Marzio, della compagnia La Saletta. Grazie. Ma lui le è anche abbastanza economo. Il fatto, lei, è che in quella casa non c'è una donna. Anche il suo babbo, e fai che pole, l'ha tirato su da sé e l'ha fatta anche troppo. E tornerò qui quando gli morì la moglie. E gli affittò la casa a inizio prete, Don Venanzio. Sa, erano amici fin da ragazzi, Lui e li sposò e lui fece anche il funerale alla Cora d'Osolina. L'ha anche aiutato economicamente, Certo, rimane in vedova con figliolo e è dura, Meno male che l'hanno presa i posti. Beh, l'aveva il diritto, La sua mamma l'è morta alla manifattura dei tabacchi, sicché quando il figliolo compì 18 anni fu assunto dallo Stato. Anche quella nella disgrazia, e la fu una fortuna. Oh, la mia figliola Nina è orfana anche lei, ma non ci si può mica attaccare nulla. Il povero Gerrando con il briaco, oggi posso pretendere che mi taglio la sua amicizia. La Cesira con questi ragazzi e ci si scurtella. Ah, guardami Pierino, ci avrebbe il lavoro sdipanato e servito su un piatto d'argento. Ma lui no, prima che fa il pizzicagnolo, come suo papà, preferisce studiare, o almeno fa finta di studiare. Perché a me mi pare che non vada né in chicche né in ceci. Ma non te la voglio sfumare la bottiglia. Certo, altrimenti mio marito non gli darebbe nemmeno un duino. Ma piuttosto, la Mina, in che le dice di voler fare? Ma non me ne parli, mi fa veramente girare gli scatti. La piange, la è triste, la piange, la ride, poi la ripiange, la ricanta, la rivide. Ma deve essere ringrullita. Ma che io dico che l'è innamorata. Anzi, Silvano, il nostro garzone di bottega, e mi ha confidato anche che la gli interesserebbe. Sì, è già vero. E la mia vita. E mi disse di punto in bianco, mentre gli ricuscivo due bottoni al grembio. O la Mina o il che la fa? Chi ce l'hai, damo? Io gli risposi, o che gli preme? E lei mi disse, ma la mi interesserebbe, ma ho paura ci abbia altre idee. Altre idee? Ma ecco adesso che vuole dire. Cara Cesira, con questi ragazzi ci si intende poco. Il mio marito dice che sono ermetici. Io non so nemmeno che voglia dire, ma lui questi paroloni li conosce, stando al commercio. Ma, certo, ma a vendere acciughe e sardine bisogna essere come Dante. Piuttosto, quando la vede modesta Silvano, invece da bosonato e non lo sbottoni, si faccia di qualcosa della Mina, perché a me quella bosona non me ne conta mai nulla. Rosa, oh Rosa! Boh, e torno a casa e pensavo di trovare la tavola apparecchiata. E invece che ti trovo due sciame a cercare brodo. Rosa, guarda, io te li ho portati, ma siccome sono tanti,
Diamone un cuorino anche alla suora Cesina. Ma che ti ci fa a casa? Lei è soltanto mezzogiorno. Sì, io avevo da andare dall'avvocato e dai ragionieri. E mi toccava lasciare Silvano, il banconiere, a chiudere bottega. Silvano, veramente. Ma è Pierino? Che? Pierino? E andavo via stamani, erano appena le 9, e mi ha anche detto, papà, sta tranquillo, torno subito. E ho ancora da riedersi. Ma c'è Pierino. Meno male. Sì, grazie, sono Lorenzo, sa. La mina gli piace ogni nulla, ora va via, devo mettere subito sul posto. Intanto va, accosci ora. E ci vuole, sa, accosci. Ma che può mangiare ad ora di merenda? Venga qua, sora Cesira, la prenda 4 carciofi e la li mangia in pinzimonio. E se la un all'olio, da un faccia complimenti, la lo prenda un pochino di là. Sai, io mi considero di famiglia. Poi suo caro marito e siamo stati ragazzi insieme. Ma la prendo anche sto culacciolo di salato, eh? Mi sembra oggi, quando venne e mi disse che gli aveva messo gli occhi su una ragazza del rione di Monticelli. Di Monticelli perché l'abitava lì con la famiglia. Ma non era fiorentina, era forestiera. La veniva di giù dalla Maremma, da città di Castello. E poi bello gli è che mi portò anche a vedere. E quando mi chiese di che ne pensavo, il mio parere, io gli domandai, ma come la si chiama? E lui Cesira. Allora io gli detto una pacca sulle spalle e gli dissi, e vai e buttati, o tu non vedi che sei nato. Oh Lorenzo, ora da di fuori, sì, però. E di dentro, e si era già notte. E poi lei, oh, e lei era belloccia, piazzava bene, una guardaleone. Oh, come lei, come siamo, noi ormai si è persi il lucido, ora, e tocco i nostri ragazzi, a Pierino, a Pila di Postino a perdere il capo dietro alle ragazze, e alla Mina e alla Carolina a farglielo perdere. Mi sembra ieri, quando tu tornasti di casa qui in questo palazzo, e la Mina, e lei era ancora in fascia, e ora invece lei è bella, seria, sempre per la casa. Ma sarà contenta, sora Cesina? E chi la figlia alla Rosa, che fa un affare d'oro. Sì, chi la figlia, perché tanto tutti i giovanotti del rione perbavano dietro le ragazze incendi, che fumano, o escano da soli, e le ballano il tango. E un pezzo mica farsi una famiglia, tipo i figlioli dei Quagliotti, che le ballano sul teatro e le fanno in varietà. C'hanno i giovanotti a bizzeffe, loro. E giovani, e giovani sono giovani. E poi si è fatto tutti, si è fatto anche noi. E poi bisogna considerare che le ragazze d'oggi ne sono fatte differenti. E ne sono, come si può dire, più appetitose, ecco, ne sono più appetitose. Sarà perché ne sono sempre con quei vestitini attillati. Oh, ma l'avete visto? Ne fanno vedere le gambe fin quasi al ginocchio. Insomma, e le si vestono da donna. O codesta, o noi, o che siamo vestiti da carabinieri. Chi? Voi? Ma voi vi vestite, voi vi coprite, voi siete sempre vestite da massai, da popolari, loro invece da donne moderne, donne di mondo. Oh, avete visto la Miranda, la figliola di Fabietto? E si vede che è una donna vissuta, eh? È vissuta bene, è la moglie di un giovanotti lei, che la posizione del capo d'uomo. E le sono donne di mondo. Sì, ma le fanno perdere il capo ai giovanotti. E per stare tra queste belle tipe e non pensano più né alle ragazze serie né a farsi una famiglia. Questo è vero, tu hai ragione. E i giovani di oggi dovrebbero pensare alle ragazze dal marito. E a quelle là e ci si dovrebbe pensare noi, noi sposati e stanchi della moglie. Vai, vai, dovete andare, vai, invece di tutte queste bastonate. Oh, e vo sistema alle donne di mondo lui, eh? Un sistema nemmeno in quella di casa, questo bocca d'oro. Vogliono fare giovanottini.
a parole, perché la sera e mi torna sempre stanco. Ma io do da Triago! Sempre! Io non so nemmeno come fece a nascere la mia. Oh, la sera l'abbracciava il fiasco. Questa volta lo voglio Astemio. Ie, c'è uno? Che ti vuole con questo Astemio? Astemio, questa volta se io amo lo voglio Astemio. No, Artemio, che poi non c'ho nessuno, poi prima voglio sistemare la mina, poi una volta rimasta sola e so io come giostrarmi, ma non c'ho mica le pretese che c'hanno le ragazze d'oggi, a me bastano minuti, abbia la casa di su, un buon mestiere, qualche risparmio, o che chiacchieri poco e che dica che fai, che voglio io. E che si azzera? Meglio, perché se questa volta lo trovo con questi libri. Io. Tenga, tenga, sorcifia. Ma sai come cambiano tempi, Da giovane anche lei fu di sposarsi e la presi il primo e capitò. Ora che lei è vecchia lascia anche le pretese. Vabbè che gallina vecchia fa buon brodo, però. A proposito di brodo, c'ho anche il letto sul fuoco. Io con via, ma pentesimare sono a casa. Ma le cose sono io! Eccola! O lei? Chi te la ci fa in casa a quest'ora? Sono la padrona, ma guarda un po' e mi tocca rendere conto anche alla serva. Di che l'ha detto? Serva? Serva a me? Penso norma in regola, io sono la nipote di Bacchino. Sacrestano di Don Venanzio, parente della sua moglie. E in questa casa io, e ci sono venuta, per intercessione del priore, come son maso. Io, e sono ospite, lavoro e mi guadagno il mensile, ma soprattutto, e dipendo dalla sola rosa, non da lei. Vai via, perché posso star per del tempo con te. Però accidenti, io me la si incavola a dargli di serva, Vuol dire che da oggi in poi la chiamerò signora contessa. Io? Oh, ma in che tu voci te? E me la chiede suo marito. E magari di serva un'altra volta, E lo fa apposta. Lui sa che io mi incarmo e lui me lo fa apposta. Ben via, ma non te la pigliare, no? Va tutti bene, tutti! E il prima volettere è proprio lui! E te lo fa apposta, tu l'hai detto anche te! Senti, piuttosto, vammi dalla cedira e porta di sto pentolino con un po' di lesso e il brodo! Se no quella lì, e l'è capace ora, di dare alla mina due carciofi e due fette di salame! Ah, e poi vammi anche alla posta a ritirare questo avviso! Non può, me lo rigiro per le mani! L'è anche tutto rincincignato, speriamo ti faccia storie! Salgo e scendo. Certo, che la cesira ha l'impori di chiacchierare, non è buona a nulla. Meno male, che la mina lascia sempre avuto voi. Oh, ma che voi? Il babbo ubriaco fisso, la mamma qui mo che lì. Noi si è sempre fatto conto di avere un'altra figliola. Oh, lei è sempre stata un Pierino, sono sempre stati insieme. Anche troppo. E che vuol dire? Del resto, se Pirino la volesse, non ci sarebbe più che contenti. E anche lei. Certo, certo. Ma guarda te, anche la Maria la si è accorta che Pirino non è cambiato, specie nei confronti della mina. Ah, che peccato. Questo ragazzo ci darà tanti dispiaceri, sai. Accidenti però tutte queste cose nuove, Il telefono, la radio, il cinematografo, come si chiama, quel coso, non si sente cantare, non c'è nessuno intorno, il grandoforo, c'è ragione mio povero nonno, quando le carrozze landeranno senza cavalli, e per ogni male ci sarà una medicina, la fine di mondo sarà vicina. Cesira, ma non mi importava mica, Già, dopo tutte le gentilezze, se voleva pure venire a riprendersi il pentolino. Ehi, casa! Apri la porta! Sono la rosa! Che affoso sta lei! Questo è l'escannello.
Dio mio, non è che il macellaio sia Rodolfo Valentino, vero? Ma oggi bisogna accontentarsi. E lei finirà con dirgli di sì. Oh, anche lei la si sistema. Oh, tutte meno la mia. Buongiorno spose! E ho portato le nuove calzine! Sono il capo dei principi e dei signori, braciole nel ginello, bistecchio il filetto e lesso la farda, vado in roba. Ma la Maria non c'è! E lei te la posta di tirare un avviso. Ma che gli scrive? Oh, calmati, non fai geloso ora, eh? Sei andata a prendere dei documenti per me. Ah, meno male. E poi scusa, te che diritti tu c'hai sulla Maria? Il diritto di un uomo innamorato. Ecco fatto! No? Chi mi tocca rivedere, eh? Come tu stai, Scannello? Bene, Diego! Ciao, no! Stasera, che vieni con me al circo Leonardo, che fanno il cinema, e proiettano una pellicola del tipo Greta, la donna perduta. E ti offro anche se quella canzone, Sono meglio non venga, è un po' che stiamo a perdere anch'io. Se tu ti perdi ti ritrovi, non dubitare. Lei sulla rossa e la permetti la porta ai cine? Se la può venire la Maria, lei è capace di decidere da sé. Sì, ma la sera è buio. Lei la pensi per sé e la mette la bocca quando mi pisciano le galline. La sua lotta è la decide da sé. È la sua rosa e gliel'ho chiesto per educanza. Ma lo proibisca la sua delle figliole, eh? Vuoi dire? No, magari ne ponessi questi invisibili. Ma quanto la cosa portavo? Ho fatto per te, e ho mangiato di prodotto. Sì, e mi sono allargato un pochino, no? E un problema fatto pagare. Se no, che omaggio sarebbe. Guarda Maria, dentro e c'è anche una poesia. Perché io, oltre a disossare la carne, e disosso anche versi. Scrivi. Per la mia scaloppina. Al mio amore Maria, che un giorno sarà mia, se la sorte un sarà ria. Bella poesia, eh? Questo è il titolo di comincio, il principio. La cosa la viene dopo, ascoltate. Non ci sta che male. Ascoltate, eh? Mentre incartavo l'animella, pensavo a te che tu sei tanto bella. Dopo, incartando i fegatelli, vedevo gli occhi tuoi tanto belli. E mentre incartavo uno schienale, vidi che ci si poteva amare. Feci di tutto questo un gran fagotto, perché d'amore io per te sono cotto. Accidenti, ardore! Senti, Scannello, è inutile te che tu continui a scrivermi lettere, poesie. Io e sto bene da sola! Ma che giorno tu bestemmiare, ma che sola! Soli e si incanutisce, e si rincrinzisce, e si diventa brutte! Ma la cesina maledetta! A proposito di lettere, ma in che c'è la posta? Già! E con quest'uomo qui e si perde il capo. Allora tu lo ammetti, ti può perdere il capo, dillo! Oddio! Ma l'è morto! Chi? Il priore di San Casciano! Chi se ne frega! E prego, mi posso nemmeno vedere! Quindi San Casciano, parlate! E l'era nostro parente! E l'era anche tanto buono! Oh, non mi dispiace! No, non che sono un uomo di commercio io e sono avvezzo alle letture. Allora, ecco, si scomunica a Rosa Corbelli. Oh, mi sarà sta anche di molto buono, ma qui la scomunicata. Ma che scomunica? Si comunica, leggi per bene. Si comunica? L'avvenuto decesso di Corbelli Monsignor Venanzio, parroco di San Casciano in Val di Pesa. Il notaio, signor Gullotti, invita la suddetta Rosa Corbelli ad un appuntamento per informazioni riguardante un lascito, la testa e il mento di defunto Monsignor Corbelli. È sicuro? E gli ha lasciato la nostra? E la metterà sul comodino, come si sta a fare? Ma che testa e mento? Te
testamento. Dai, vai. Alla finita davanti e soprattutto leggi per vai, me. Vai, leggi per me. Come la presente? Adesso come militare, mi fa presente, mi dice. L'hanno chiamato alla fine, allora si è fatto il dato. Con la presente si comunica a Rosa Corbelli e viene invitata ad un appuntamento con il notaio Bullon presso il suo studio, sito in via San Gallo 88. Via San Gallo. Certo, l'è tanto lunga, chissà in che punto l'è. Oh, e dice sì tu, ed essere in fondo dello scanto, c'è un puzzo di piscio e non ci sta. Ma poi un appuntamento? In che vale il notaio da me? Io sono una donna sposata. Ma si tratta di un appuntamento per comunicarle qualcosa? Mi ha tratta di cose sconce. Andiamo avanti, eh. Allora, di defunto Monsignor Corbelli, essendo ella nominata nel testamento. E pertanto si chiede alla sopra eccitata Rosa Corbelli guarda sapere che lei è eccitata. No, sopra citata, sbagliato. Sopra citata, allora sì, si chiede alla sopra citata Rosa Corbelli che la paghi in conto perché sono 3 mesi e non si vede un quattrino. Cosa? Ecco, sbagliavo, ho fatto confusione. Questo è il foglio di bottega, prego. Allora, sì, cioè di prendere contatto con questo studio per comunicazione inerente a quanto scritto. Ti saluti, fare pure. Allora, questi sono soldi. Ok, la ricchi, prego. Ha voglia, questo palazzo è tutto suo. E ce ne andate all'altri, sia a Firenze e in campagna. Allora sono soldi di sicuro. Uno sapeva mica che non c'era un parente di mestiere facente. Che fortuna, oh. Tu c'è l'altro. C'era un parente ricco che ti muore e la sua lei, no? E allora che era un po' fra loro non è altro. Voglio. Ma del lavoro te ne sei scordato. Sì, ora siamo andati a fare di bicicletta, non si sa come si torna. Prima, quando la città si faceva a piedi e si poteva iniziare al massimo un quarto d'ora, ma ora ci sai il velocipede. E basta di chi sei guato, ma abbiamo la periferia in fondo. Vieni qua, Giovanotta, vieni qua. Parliamo di cose serie e te. Stasera si festeggia, si va in cima, si sta buone e buio. Si vedrà anche qualcosa, ma ci rendo conto, io sposere! Lei è un dio si liberi, ma non è cattivo. Oh mia, tu caschi bene, la ciccia, non ti manca. Oh, sentite, quel che fa la piazza e bisogna accontentarsi. D'altronde l'ha innamorato pazzo, mi va bene e fa il macellaro. Non può mica star male, eh. Ma io per la mina mi accontenterei anche di un tripaglio. La stia tranquilla che la sua figliola la si sistemerà. Ebbene. Oh, ma che ne sai qualcosa? Perché a me quella persona non ha detto mai nulla. Via via Cesira, ora non ti faccia una croce. Vedrà che non gli rimane zitella. Ma sarà, ma io ho tanto paura che mi resti. Quella è la sua malattia, ma meno male che la mina, lei è una ragazza con la testa sulle spalle, se aveva letto la sua mamma si sarebbe messa il primo che trovava. Lei e non si mette né col primo né col secondo, lei e la vuole fierino e si vogliano bene sin da bambini. Oh, del resto se per non la volessi non si sarebbe contenti, eh? Mi sembra un senti Lorenzo, parlaci te perché io ci ho letto sul fuoco. Lorenzo. Rosa. Oh, ti ha incontrato il cannello e il garzone di macellaro? No. Allora lei non sa nulla. E che devo sapere? E l'è morto lo zio prete. Oh, mi dispiace. Oh, Lorenzo, e l'è morto lo zio. Mi dispiace. Guarda, e c'è anche arrivata questa.
Sì, sì. Tranquilla, bene, bene, bene. Sempre. Qualcosa ti ha lasciato di sicuro. E ti ha nominato il testamento. Ma attente, a non far come lo stia attesi. Che quando morì un suo zio, gli dicevano che gli aveva lasciato una grossa fortuna in Venezuela. Addirittura una miniera di diamanti. E poi morì poi Roncanna a Careggio. E gli aveva lasciato sì una miniera. Ma di Hazardi, sai, e morì nel Fisema. Maria, andiamo a mettere il tavolo adesso. Ora si starà a vedere. Io so soltanto che lo zio era tanto un buon uomo e che in vita ha fatto tanto di bene. Non tu crederai mica che sgarri da ultimo, eh? Ma speriamo proprio di no. Del resto che è vero, lo zio Venanzio era veramente un santo. Lui ha aiutato tutti quelli che si rivolgevano a lui e che avevano bisogno. Guarda un po' questo palazzo, è tutto suo. Ci ha messo sempre gente che aveva bisogno. Mamma! No, invece c'è il banco. Sono proprio curioso di sapere dove tu sei stato. Tu sei andato via stamani da bottega, ti erano appena le 9. E tu mi hai anche detto, papà sta tranquillo, torno subito. E ti rientro ora. E io avevo da andare dal ragioniere e dall'avvocato. Mi è toccato lasciare il banconiere. E via via, babbo, Silvano, le persone affidate, vai. Su di lui non ho dubbi. Su di lui. E sono dovuto andare a sentire ai distretto per la visita di Leva. Credevo che non ci fosse nessuno, invece babbo c'era la fila. Tu sei proprio un metto male. Tu hai sempre la risposta giusta. Ma stai attento, perché la troverò anch'io. Specie quando tu verrai a chiedermi qualcosa. E tu non ci sta mai in bottega. Babbo, io in bottega e vengo solo per aiutarti. Io studio, voglio diplomare. Lui li studia. E tu studi ma il sistema di non fa nulla. E questo ti viene di molto ma di molto meno. E gli è 3 anni che tu ti dovevi essere diplomato. Babbo, un anno l'ho perso perché sono stato malato, via via. Perché ho un po' di influenza. È Villa Rosolia e poi persino Gattoni. E te li do io, gattoni. Vieni, vai, andiamo a mangiare, gli è meglio. Marihot, stasera e tu apri te, perché io ho da ritornare dai ragionieri. E poi... e si ride. Babbo, il ragioniere a te che ti fa ridere? No, il ragioniere fa onti. E onti fanno ridere o piangere. Ma io e un intento. Per forza, fortuna a voi, gattone.